Siete amanti dei trucchi luminosi, estivi, brillanti, un po' metallici? Questo tutorial fa per voi. In realtà, anche se siete amanti delle basi in stick, perché ho realizzato tutta la base con degli stick rapidissima e gli occhi con gli ombretti nuovi metallici che ho testato oggi. Vi lascio il tutorial, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao amiche! Potevo non prepararmi in maniera rapida e veloce con voi? No, sto per andare a fare un matrimonio e oggi volevo realizzarmi una base tutta con gli stick e provare i nuovi ombretti metallici di neve. Allora, partiamo. Mi utilizzo già il primer a mo' di stick, che ho provato da un paio di giorni, perché sapete che le cose le testo, e devo dirvi che è molto pratico. Quindi questa soluzione di make-up è utile appunto perché è una pelle tendenzialmente un pochino secca o che tende a segnarsi particolarmente e ha problemi nella stesura, perché in questo modo è tutto molto più facile. Oltre al fatto che, questo ve l'ho sempre fatto vedere, hanno le spugnette dietro, sono molto semplici da portare dietro. Fondotinta sempre in stick, che vado ad applicarmi su tutto quanto il viso e che volendo, all'occorrenza, sapete che io cioè, ogni cosa se la usate specifica, quindi il correttore è specifico per l'occhiaia. Ma se all'occorrenza andate rapide, potete andare ad intensificare sotto l'occhio. Prendo il piccolo kit da viaggio di neve che è rimasto qui e vado a stendere il prodotto. In realtà potreste stenderlo anche con le mani perché è molto morbido. Volutamente non arrivo fino all'attaccatura dei capelli perché li vorrei andare con la terra in stick. Quindi mi sto per realizzare tutta la base, compreso il blush, appunto, con le soluzioni stick. Che se andate a pensare, ecco, queste ve le portate dietro così. Primer, fondo, terra e blush, avete tutto insieme. E per chi è pasticciona come me, evitate che si apra e si rompa tutto, come se queste mi cadono, non si rompono. Vado a mettere la terra e vi faccio vedere una cosa rispetto all'altra parte. Vi faccio vedere mettendo la terra. E poi il blush che va qui sopra. Aspettate, ho perso un pezzo di terra, la metto anche qua. Vi faccio vedere sfumando questo effetto come cambia il lato. Sfumo la terra lasciandola lì dov'è il blush, l'opicchietto qua sopra sulla gota. Mi posso anche aiutare con il polpastrello. Qui ovviamente andatevi ad aiutare a sfumare verso il basso, perché non si deve vedere lo stacco con il collo. Sulla tempia andate verso fuori, stesso discorso, non lasciate mai gli stacchi con l'attaccatura dei capelli. E guardate la differenza tra questa parte e questa parte. Questa è piatta, questa è sagomata e va verso l'alto. Me lo faccio anche di qua, quindi è arrivato super rapida. Ricordatevi di fare sotto lo zigomo. Sulla mascella, tempia e fronte. Blush, che qui mi aiuta a stendere con il polpastrello. Ed è una base veramente anche questa, super rapida. Sapete che io quando vi faccio vedere le basi, vi faccio vedere le cose pratiche da donne che vanno di corsa, che hanno mille cose da fare e che quindi vi facciano sentire un pochino meglio, ma non vi rubino troppo tempo. Prendo la cipria, in questo caso utilizzo quella trasparente, così anche lì andiamo nelle soluzioni semplici, che vado a fissare e ad opacizzare il tutto. Sulle sopracciglia mi tiro fuori la matita, quella con due mine, e vado con una parte, quella più chiara, a creare la forma. Ora vi faccio prima vedere la differenza tra una parte e dall'altra. Aiutatevi ogni tanto perché questa, ricordatevi, ha due mine e lo scovolino a pettinare per vedere se la forma va bene. E poi prendo l'altra mina, che è un pochino più scura, e vado a disegnare per bene. Naturale, ma notevolmente diversa. Vi faccio vedere mettendo il gel quanto cambia ancora. Prendo il gel e le pettino in diagonale un pochino verso l'alto e qui piego. Cambia ulteriormente, cioè dà proprio un effetto di slancio all'occhio. Ricordatevelo sempre che se imparate a disegnare la sopracciglia, proprio è come se aveste fatto un lifting all'occhio.
E adesso andiamo a realizzare il trucco dell'occhio con i nuovi colori metallici, super estivi e super luminosi. Vorrei provare il verde militare abbinato all'oro. Sotto mi ci metto la matita verde per dare un po' più di risalto. Ve lo faccio sempre prima su un occhio. E metto il verde militare qui. Ovviamente voi potete farlo con qualsiasi gamma cromatica preferiate. E qui ricordatevi che questa cosa serve a dare un effetto di yellow smoky. Col polpastrello vado solo a far amalgamare la pasta, vedete? E adesso prendo, lo posso prendere anche con il polpastrello, e guardate quanto è luminoso. Prendo dal set il pennellino, quello da sfumatura, e vado un pochino a sfumare i bordi. Qui al centro mi passo l'oro, sono luminosissimi. Allora, già so la domanda che mi farete: se ho una palpebra segnata, posso utilizzare colori così metallici? Sì, ma con attenzione, cioè dove ci sono i gonfiori, tipo qui nella parte superiore possono esserci dei gonfiori che fanno un pochino scendere l'occhio, qui dovete andare con l'opaco, mentre nella parte sottostante, al centro dell'occhio o sopra, potete intervenire a seconda della vostra tipologia di occhio. Ora mi prendo questo più scuro, sempre con il polpastrello, e vado a sfumare nella parte superiore. Ah, voi li vedete così perché li ho presi tutti quanti, ma in realtà possono essere presi singolarmente e mi pare che il prezzo singolo sia molto basso perché, ora non lo ricordo precisamente, ma vengono intorno ai 6 euro l'uno. Con il pennellino tagliato mi prendo sempre il colore oro e vado tra le ciglia a dare luce. Metto il mascara. Me lo vado a fare anche di là. Io direi davvero semplice, facile e veloce. Fatemi sfumare ancora un po' qui e aggiungere un po' qui. E sulle labbra andrei con un balsamo labbra, che sapete che quelli di neve mi entusiasmano. E vado con Anguria, che vi ricordo hanno tutti quanti la protezione solare 20. Allora, io direi che posso andare dalla mia sposa di oggi, tutta colorata, faccio un po' anche un po' di allegria. Vi ricordo che potete riprovare a realizzare tutto con quello che vi piace, con quello che avete nel cassetto, ma se vi dovesse interessare qualcosa in particolare ve lo metto nel testo del video. Buona giornata, amiche mie, a domani!